gestione del tempo e persone di successo. Oggi ti leggo nuovamente un paragrafo tratto dal libro Le 100 leggi fondamentali del successo nella vita e nel lavoro di Brian Tracy. Le leggi della gestione del tempo. Ciò che sei oggi e ciò che diventerai domani dipende dal tuo modo di pensare ed è come utilizzi il tempo di cui disponi. Il tuo atteggiamento nei confronti del tempo è un fattore critico in tutto ciò che fai e in tutto ciò che realizzi. Quando iniziai a studiare le persone di successo, scoprii che tutte avevano una caratteristica comune. Di ognuno, infatti, si poteva dire che era molto ben organizzato. Le persone di successo hanno sviluppato la capacità di realizzare molte più cose nello stesso periodo di tempo rispetto alle persone di scarso successo. Te lo rileggo questa frase perché è importantissimo. Le persone di successo hanno sviluppato la capacità di realizzare molte più cose nello stesso periodo di tempo rispetto alle persone di scarso successo. Quindi attenzione, perché il tempo a disposizione è uguale, la differenza è che nello stesso tempo qualcuno riesce a fare più cose. E questo è importantissimo, perché tutti raccontiamo di non avere tempo, però la verità è che tutti abbiamo 24 ore al giorno. Continuo. Hanno obiettivi e scopi precisi, piani chiari e specifici e agende organizzate che consentono di concentrarsi sempre su un uso ottimale del loro prezioso tempo. Il più grande cambiamento di paradigma che io abbia sperimentato in relazione al tempo ebbe luogo alcuni anni fa, quando rividi il mio modo di pensare al rapporto con questo elemento. Fino ad allora mi ero considerato come una specie di sole al centro del mio universo, con tutti i pianeti o fattori della vita che ruotavano attorno a me descrivendo grandi orbite, a volte avvicinandosi, altre volte allontanandosi. Uno di questi pianeti era la gestione del tempo, che entrava e usciva dall'orbita ogni volta che mi imbattevo in un libro, in un articolo o in un nastro sulle tecniche esistenti in materia. Il grande cambiamento ebbe luogo quando invertii il mio punto di vista, rendendomi conto che la gestione del tempo era in realtà il sole all'interno della mia esistenza e che tutti gli altri fattori erano i pianeti che vi orbitavano intorno. Improvvisamente compresi che se avessi imparato ad avere il controllo totale del tempo a mia disposizione, ogni altro aspetto della mia vita si sarebbe sistemato, e in effetti fu proprio così. Molto spesso accade che persone dotate delle stesse capacità e con una preparazione simile entrino in un settore competitivo con lo stesso livello di responsabilità e percepiscano lo stesso reddito. 10 anni dopo, tuttavia, alcuni guadagnano 5-10 volte di più degli altri. Si tratta di professionisti di alto livello che hanno uffici con la poltrona in pelle nera e maggiori responsabilità. Sono molto rispettati e stimati dai loro collaboratori e colleghi, hanno una vita migliore, case più belle e famiglie più felici. L'unica cosa che sembra accomunarli tutti è il fatto di riuscire a realizzare molte più cose nello stesso lasso di tempo rispetto a chi li circonda. Sfruttano in modo diverso ogni singolo minuto e ogni singola ora delle loro giornate. Sono molto più produttivi e dal momento che riescono a fare molte più cose vengono affidati loro compiti di maggiore importanza. Di conseguenza percepiscono compensi più alti e ottengono promozioni più velocemente. La buona notizia è che se imparerai e metterai in pratica le loro tecniche di gestione, le leggi e i principi universali sull'utilizzo del tempo, inizierai immediatamente a spostarti sulla corsia preferenziale dell'esistenza. Metti il piede sull'acceleratore della tua carriera. Comincia a realizzare molte più cose e più velocemente sia nel lavoro che nella vita personale. Chi ha messo in pratica le leggi della gestione del tempo arriva a sostenere che proprio queste lo abbiano aiutato a far decollare la carriera, a far crescere il reddito e, anche se può sembrare strano, a passare molto più tempo con famiglia e amici. Queste leggi sono atemporali ed eterne, funzionano ovunque e valgono per tutti. Quando la tua attività rispetterà queste leggi e principi, inizierai a realizzare molto più di quanto tu abbia mai creduto possibile. Cos'altro aggiungere? Questo direi che è un argomento assolutamente essenziale ed è assolutamente interessante, come, e credo sia successo a tutti, di vedere qualcuno attorno a noi che veramente sembra fare 100.000 cose e avere tempo per tutto. E la vera domanda è com'è possibile, e la risposta è proprio quella che ci ha spiegato Brian Tracy: riescono a utilizzare il tempo al meglio. Ed è interessante anche come lui abbia fatto questo cambio di prospettiva, ovvero invece di considerare la gestione del tempo come una di quelle, chiamiamola, competenze che possiamo avere, è diventato il punto fondamentale, quindi tutto parte dalla gestione del tempo e tutto il resto a quel punto si sistemerà come per magia. Questo è un tema a me molto caro, perché io ho veramente avuto problemi per anni di gestione del tempo. Continuo a lavorarci, sto migliorando tanto, però ancora non sono ai livelli esagerati che molte persone riescono ad avere. E quindi il tempo che ho a disposizione è un po' meno di quello che vorrei, perché solitamente si pensa che con la gestione del tempo si riescano a fare più cose nell'ambito lavorativo, ma la verità è che se tu sei più efficace nell'ambito lavorativo puoi lavorare meno e di conseguenza passare più tempo per i tuoi hobby, con la tua famiglia, con i tuoi amici. Insomma, in base alle priorità che ognuno ha, diciamo che ha più tempo per fare qualcosa.
chi ama il suo lavoro, vuole lavorare di più per produrre più cose, perfetto, lo può fare, oppure qualcun altro può semplicemente ritagliare più tempo per sé. Il punto è che riuscendo ad organizzarci al meglio abbiamo più tempo per fare ciò che vogliamo, e questa è veramente la chiave. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, e tu come gestisci il tempo? Passi le giornate svegliandoti la mattina dicendo ok, adesso boh, mi metto a fare questo, poi mi arriva una chiamata, sì ok, lo faccio, quindi salti da un compito all'altro, oppure sei mega organizzato e sai che dalle 10 alle 11 devi fare una determinata attività e cascasse il mondo la fai? Dimmelo, perché sono veramente curioso di sapere come anche voi gestite il tempo. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!